Ridatemi una mano ad avere ciò che era mio. Iscrizione gratis e campanellina. Altra legnata per i fuori classe. Niente Superlega, ma io te l'ho sempre detto, lascia perdere il giapponese, perché qualsiasi cosa, da Bertarelli a Lasri, a Digital Beats è tutto ok, a Zhang di Finanza il Bond, l'abbiamo visto ieri il rating di solidità dell'Inter, qual è? Ve l'ho detto, no? 0-100, noi siamo a 19. Qualsiasi cosa ti dice lui o ti dicono loro, non accade. Anzi, se ti dicono una cosa, toccati, perché portano anche male. Solo loro potevano pensare che Zhang aspettasse la Superlega col monociglio con il suo amico. Niente Superlega, e ti vado anche a leggere. Ma sono sempre le stesse, tocca sempre dire l'incontrario di quello che dicono loro. Via. Colpo definitivo alla Superlega, l'avvocato generale della UEFA e FIFA non violano le norme del monopolio. This is the end, scrivono i ragazzi del team sul gruppo. Allora, le quattro due diligence non ci sono, la Superlega non c'è, il bond non è stato, non esiste rifinanziare il bond, gli americani, quei due nomi che hanno fatto, sono stati smentiti subito. Ditemi voi cosa facciamo, portiamo i libri in tribunale? I CDA dell'Inter, secondo voi cosa stanno facendo quelli che compongono il CDA dell'Inter? Vanno a schiantarsi contro un muro? No, cambierà la proprietà, e cosa accadrà? Cambierà la proprietà. E vi voglio leggere, se lo ritrovo, per farvi capire proprio due chiacchiere tra di noi che abbiamo fatto ieri. Tra di noi parlo dei ragazzi del gruppo. Allora, vediamo un po'. Community. Ok. No? Poi parliamo della finale. Definire la situazione dell'Inter preoccupante non rende l'idea. È come se fosse attaccata ad una bombola d'ossigeno che sta terminando. Parliamo a livello finanziario, ma cioè, i dati sono pubblici. L'Inter ha un'esposizione debitoria che supera il valore degli asset del club. Parco giocatori e marchio non arrivano a 1 miliardo. Mettiamoci pure dentro la pinetina. Hanno rinviato rispettivamente al 30 giugno 2026 e al 30 giugno 2027 le perdite degli ultimi due bilanci pari a 214 milioni e 140 milioni. A quelle date devono essere coperti, ma a giugno 2024 incombe il rimborso del PIC bond di 380 milioni circa, e nel 2027 scade anche il bond per residui 380 milioni. Dimmi di cosa vuoi ragionare con il cinese. Nei prossimi 4 anni sarebbe stato un autentico bagno di sangue. Sono dati che potete trovare anche voi questi. Per quello che ti dice le 4 due diligence, no? Per quelli che fumano il petrolio, sai cosa ti dico? Che un advisor con questi numeri qui difficilmente presenterebbe agli investitori un'operazione così complessa. Cioè, mettiti nei panni di un advisor che va a presentare un prospetto del genere, perché poi alla fine guardi il taser ed è già più che sufficiente per non procedere con le due diligence come ti sta dicendo quello che usa sempre il forno a microonde.
Poi vogliamo parlare dei 50 milioni di tasse da pagare, ma che nel documento relativo al bilancio ammontano a circa 84 milioni che li puoi spalmare in tante rate, ma li devi comunque versare. Poi, per quello che riguarda noi, per le offese che hanno sempre rivolto a noi, e voi lo sapete benissimo, senza fare le vittime, perché se decidi di stare su YouTube devi prendere cose positive e cose negative, altrimenti su YouTube non ci stai. Non vogliamo fare le vittime. Però io vi riporto anche il pensiero dei ragazzi del team, perché di team ce n'è uno solo e sono solo loro. Qualche imbecille viene a dire che il prestito di Oaktree non è un debito per l'Inter, infatti è della controllante Grand Tower, ma ragazzi, ma come pensate che lo ripaghi se l'unico asset che possiede è il 68,55% del capitale del club? E quindi qualche idiota dice comunque il prestito di Oaktree non è un debito dell'Inter, ma purtroppo non è così. Concludo dicendo che molti personaggi, vi riporto il pensiero dei ragazzi del team, molti personaggi ti fanno vergognare ad averli come tifosi interisti. Continuano ancora a sminuire futuri compratori, inneggiando ad una proprietà ormai liquefatta a livello economico, ci mancherebbe. Questi personaggi dovrebbero far ricredere sul livello di stupidità di certi tifosi. Noi interisti ce l'abbiamo molto con gli juventini, qui in questo caso riportiamo i goppi, che noi credevamo irraggiungibili, quando purtroppo anche tra le nostre fila di tifosi ci sono idioti di quel livello là. Ho concluso. Mi sono spiegato? Mi sono spiegato o no? Stai fermo lì, fermo un attimo. C'ho il gatto, mi si era infilato in una scatola, non uscì. Poi, io ieri sera ho guardato la partita Marocco, come tanti di voi, come quasi tutti voi, ho guardato la partita Marocco-Francia. Siamo sempre lì, tic-tac, tic-tac, aggressivo, proponi un bel gioco, ma non c'hai, te la butta dentro. Stesso problema della Croazia, tic-tac, tic-tac, tanto possesso palla, ma bisogna fare gol. La Croazia c'era, Davor Šuker, quello era un centravanti, manca un centravanti in quella maniera. Al Marocco manca un centravanti, perché questi nemmeno con le mani fanno gol. Troppe occasioni sciupate, il calcio ti punisce, non ci sono vezzi, hai sbagliato troppi gol, hai giocato bene, squadra grintosa, l'allenatore del Marocco parte in maniera difensiva, lancia, a mio avviso, per la prima volta un messaggio sbagliato alla squadra, trasmette paura perché siamo tutti dietro, pum, infatti prendi la pena. Giochi molto meglio ritornando al 4-3-3, però purtroppo in questo giochino qui che si chiama calcio la devi buttare dentro. Vieni qua a salutare i ragazzi, non ti spaventare. Saluta i ragazzi. Eccolo. La maledizione del Brasile, vedi, l'avete trattato male il gatto. E ora, cari brasiliani, andate a casa. Vai a divertirti, ragazzo, vai. Capito qual è il discorso? Sono molto curioso di vedere la partita tra Francia e Brasile, e scusate, tra Francia e Argentina, perché comunque si affrontano due difese toste, perché anche la Francia ha una difesa tosta, e per la prima volta secondo me l'Argentina deve stare molto attenta, perché la Francia ha un attacco devastante. Ieri è entrato Thuram una mezz'ora con tanta di quella personalità che spizzava a tutti i pori. Che giocatore è Thuram? Dirlo ora è facile, te lo dico da 3 anni io. Per quelle mi prendevano in giro quando l'Inter era su Thuram e poi presero Correa, perché io te lo ripeto, se vuoi parlo del ballerino. Te vuoi seriamente che io metta a parlare del ballerino? Dimmelo. Vuoi che parli del ballerino e di Thuram? Dimmelo. Vuoi che parli del ballerino? Quelli sono giocatori. Quelli sono giocatori. Hai visto Thuram? Tranquillo, con personalità, tiene palla, la gestisce, salta l'uomo, va uno contro uno, gioca per la squadra. Quando parte in progressione, quello tu gli devi sparare perché è velocissimo. Gestisce la tecnica con la velocità. Thuram è un giocatore fenomenale ed è quel giocatore lì che serve all'Inter. Serve un giocatore salti l'uomo. Comunque, io ve l'avevo detto nel mio piccolo, e questo è l'ultimo mondiale di Messi, e i suoi compagni faranno di tutto per fargli vincere il mondiale. Non per nulla, come state dicendo anche molti di voi, stiamo vedendo un Messi cattivo, deciso come mai lo abbiamo visto, proprio perché lui si vuole portare a casa questo mondiale. Con questo vi saluto, lascia perdere il giapponese, iscriviamoci al canale, attiviamo la campanellina e ci becchiamo presto. Ciao Inter!